Una delle convinzioni sbagliate è che si vaccini troppo presto. In realtà questo è un errore molto 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 grave, perché i bambini da un lato hanno un sistema immune perfettamente in grado di rispondere ai vaccini che gli vengono somministrati in tutta sicurezza, dall'altro è fondamentale proteggere un bambino il prima possibile. Un bambino riceve gli anticorpi mentre è nella pancia della mamma attraverso la placenta, e quando esce è protetto dagli anticorpi della madre. Ma nel momento in cui esce, questi anticorpi cominciano a diminuire, comincia un conto alla rovescia, e piano piano gli anticorpi diminuiscono, fino a quando si arriva verso i 4, 6, 8 mesi, questi anticorpi non ci sono più. È importantissimo che in quel momento il bambino abbia i suoi. Perché? Perché ci sono malattie come la pertosse, come la infezione da un germe che si chiama emofilo di tipo B, che sono pericolosissime e addirittura mortali nel primo anno di vita. Quindi, ritardando le vaccinazioni, non abbiamo nessun vantaggio e soprattutto lasciamo la porta aperta a pericolosi agenti infettivi nel momento in cui il bambino è più vulnerabile. E bene anche aggiungere un'altra cosa: molte mamme pensano che allattando i bambini gli si trasferisca una protezione contro queste malattie. Non è vero. L'allattamento materno è molto importante, trasferisce protezione, anticorpi contro altre malattie, soprattutto infezioni del sistema intestinale, ma non c'è alcuna protezione fornita dal latte contro le malattie per le quali noi vacciniamo il bambino a 2 mesi. Quindi è fondamentale non ritardare.